Ma sai, una cosa mi è sembrata strana. Ritornando, siamo partiti a parlare dei vari finanzieri, immobiliaristi, cattolici, legati alla Chiesa Cattolica, molto devoti. E una di queste azioni, uno dei loro tentativi è stata la scalata al Corriere della Sera. Al di là delle posizioni politiche del Corriere della Sera, però il Corriere della Sera è stato un quotidiano che ha assunto, li va riconosciuto, un'intelligenza nel discorso sulla fecondazione assistita. Si è impegnato, ha addirittura fatto libri che li ha distribuiti, si è impegnato moltissimo per cercare di far votare la gente sul referendum della fecondazione assistita. E stranamente qualcuno voleva scalarlo. Stranamente sono quelli che sono i cattolici. Ma poi io, seguendo il Corriere della Sera, ho sempre notato un richiamo ai valori laici all'interno appunto del Corriere della Sera. E dico, leggo lunedì 12 dicembre, Corriere della Sera, pagina Cultura. L'ombra di una seconda controriforma. L'Italia di oggi, come quella del 600, si rischia il controllo su corpo e coscienza. Sì, no, ma c'è questo, eh. Allora, interessare il Corriere della Sera perché è un'impresa economica che dal punto di vista finanziario vale, o interessava una voce laica, una delle poche tra Farla l'altro, tacere. farla tacere? Perché quando. Tenete conto che questo articolo non è un articolo di poche righe, ma prende un'intera pagina della pagina di cultura del Corriere della Sera. E quando appunto mette in evidenza una frase, un tassello, dice: Inquisitori e confessori concentrano i loro sforzi non più sulle idee, ma sui comportamenti dei fedeli traviati, le bestemmie, le superstizioni, l'abuso dei sacramenti, l'uso improprio di immagini sacre, i reati di natura sessuale. E dice, in chiusura dell'articolo: Ma può succedere anche qualcosa di più grave, che l'intera società politica italiana rischi di perdere sul delicatissimo terreno del governo del corpo e delle coscienze ogni contatto con una società civile di gran lunga più sensibile e più evoluta. Questa è la parte finale dell'articolo e come si dimostra che esiste un paese, usando un vecchio termine caro a Charles Maurras, che era il paese reale, il paese legale, in cui il paese legale è sottomesso. E d'altronde lo dicono chiaramente, sottomesso alla Chiesa Cattolica, e nell'occhiello di questo articolo dice: il mondo politico dimostra acquiescenza, cioè sottomissione alla Chiesa Cattolica, è un paese reale che in realtà è da altra parte, che è distante Esatto. da questo. Sì, no, ma Però che un quotidiano lo ricordi, lo riporti, significa che dà fastidio, e stranamente questi bravi cattolici non andarono a conquistare l'Avvenire, ma sono andati a cercare di conquistare il Corriere della Sera. Poi rimane sempre quella della sera con le sue caratteristiche, con le sue pecche. Sì, Anche no, perché ma poi dicono, voglio ricordare una cosa molto, molto divertente, che è la cosa del comico. E che c'è un giorno c'è stato un vescovo che ha dichiarato che in Italia gli opinionisti cattolici sono messi al bando, non sono citati, non sono coinvolti nei giornali. Benissimo, il Corriere della Sera dimostra che è tollerante in quanto pubblica spessissimo in prima pagina gli articoli di Vittorio Messori. E la cosa più divertente è che il commento di Vittorio Messori a questa dichiarazione del Vescovo è apparsa sulla prima pagina del Corriere della Sera, dimostrazione una volta ancora che purtroppo i cattolici hanno ampio spazio e che fanno sempre le vittime pur di conquistare nuovi il problema spazi. è che hanno grandi spazi cattolici e grandi mezzi con cui esprimersi. Il problema è che non hanno contenuti su cui esprimersi, perché più che distruggere la personalità, le passioni delle persone, i loro desideri, i loro modi di affrontare il mondo, altro non hanno. Io qui ho un piccolo articoletto che dice: la somministrazione sotto i 18 anni è aumentata di quasi 6 volte in 2 anni. Specialisti preoccupati. Di cosa? Antidepressivi per i bimbi, prescrizione record. Il problema è tutto lì. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente quelli che sono i problemi sociali si tenta di risolverli con la pillola anziché affrontare quelle che sono le cause. E abbiamo sempre un maggior numero di persone che psicologicamente stanno pagando dei prezzi altissimi, e i primi che pagano dei prezzi altissimi sono proprio i bambini. E credo che sia una cosa abbastanza squallida questa, in una società che non ha attenzione per il futuro dei propri figli, per il futuro di se stessa, e che va avanti ad antidepressivi.
Beh, stiamo già vedendo in America cosa sta succedendo, vogliamo farlo anche qui in Italia? Andiamo avanti così. No, vedi, il discorso poi dei bambini che sono in condizioni disagiate, ci sono delle tragedie che avvengono, che sono delle tragedie, che però ci danno una dimostrazione di come si cerca di controllare i bambini. Allora, si fanno le campagne per dare i soldi al terzo mondo, per aiutare i poveri del terzo mondo. E poi cade un aereo in Nigeria, muoiono 107 persone. Sì. E si viene a sapere... Collegio. Che c'erano una cinquantina di ragazzini, tra i 12 e i 15 anni, che frequentavano il collegio dei Gesuiti, Ignazio di Loyola. Cioè, e che stavano rientrando a casa per Natale. Come vedete, mi sembra strano che non esistesse un pullman per poterli trasportare. D'altronde... Un vescovo nigeriano recentemente ha parlato che la Chiesa Cattolica sradica persone del posto per portarli in Europa. Era molto distante, sono cose che fai soltanto con un aereo, quelle distanze. Mm. Credo che sia stata tre volte da Venezia a Palermo, roba di questo genere. No, non è questo il punto, è proprio lo sradicamento, esatto. da metà cioè, d'accento. Allora, lo sradicamento, cioè, la distanza, questo collegio, cosa costava costruirlo nell'ambiente, nella società, nel paese, nella provincia di Curulvia? D'altronde erano 50 della stessa zona, però ricordiamoci che un vescovo nigeriano ha detto che la Chiesa Cattolica sta sradicando persone dal terzo mondo e le sta portando in Europa, in Occidente. No. Sì. Le sta portando in Occidente sradicate, che poi molte di queste persone non hanno la capacità culturale o ambientale di potersi inserire e che tra l'altro non potranno più tornare indietro, perché sicuramente non verranno aiutate nel rientrare. Certo. Poi ci saranno le azioni di volontariato che le andranno ad aiutare, come sempre le cattoliche. E allora, pensate cosa significa, quali enormi mezzi finanziari vengono utilizzati. Pensate, appunto, oltre 50 bambini tra i 12 e i 15 anni in un collegio dei gesuiti. I dati sono impressionanti, ma sono impressionanti per come in realtà si sta minando quelle che sono le possibilità di costruzione del futuro. Pigliamoci dalla Nigeria, passiamo un attimino al Veneto. Sì. No? Io qui ho un articolo sotto mano, non è recentissimo, è del 19 novembre, però non mi sembra neanche tanto vecchio, è del Gazzettino, e dice: abusi sui minori, allarme in Veneto. Telefono azzurro ed Eurispes, in soli 6 mesi già 43 casi, furono 49 in tutto il 2004. Cioè, come notate, c'è una società che sta degenerando, cioè quella che è un'attenzione per il minore, un'attenzione per la costruzione del futuro, è un'attenzione che sta letteralmente crollando. E sta crollando proprio nelle persone adulte, proprio perché le persone adulte non hanno più prospettive davanti a se stesse, cioè sono disarmate davanti alle loro stesse prospettive. E questo è l'effetto della struttura educazionale cristiana in una società che marcia in maniera molto veloce, perché questo è il punto centrale. Se in una società contadina di 400, 500, 600 anni fa la struttura educazionale cristiana poteva avere una sua sedimentazione in maniera lenta, per cui le risoluzioni delle persone di adattamento soggettivo all'ambiente avvenivano con tempi abbastanza lunghi, è una cosa. Oggi come oggi, che la società attuale richiede dei tempi di modificazione, di adattamento molto veloci, se alle persone non vengono dati in mano questi strumenti, se i bambini, se i ragazzi non vengono dati in mano questi strumenti di percezione della realtà in cui vivono, di modificazione continua, di conoscenza, di sapere, di autodeterminazione, di volontà d'azione, bene, sono destinati ad essere travolti. Ma i primi ad essere travolti sono le persone adulte, perché le persone adulte si vedono sfuggire di mano quello che è la società in cui vivono. Ma le persone adulte non hanno più la possibilità di appropriarsi di quegli strumenti, perché la Chiesa Cattolica li ha già fottuti. Questo è un dato, cioè li ha resi incapaci di adattarsi alle modificazioni della società. Francesco, cos'è non essere fregati questo? È questo che vuol dire essere fregati, non è altro. Sai, d'altronde, quando si pensa soltanto a fare le battaglie su cose secondarie e non si comprende dov'è l'origine del problema, alla fine si va a difendere la causa di tutti i problemi. Allora, il nostro amico Caffarra di Bologna, donna declarata, ecco le colpe del femminismo, e a difesa di questo Caffarra
interviene una femminista leader degli anni 70 che oggi scrive sull'Avvenire. Oh yes, a me c'è una dell'Avvenire che mi ha scritto anche a me ultimamente. Ecco, chi è il nome? Beh, Eugenia Roccella. Non credo che sia. Leader femminista degli anni 70 e oggi terrorista di Avvenire. Sì. E dichiara, bisogna andarci con delicatezza, il cristianesimo è una parte fondante della libertà femminile in Occidente. Ma è mica vero, è la menzogna, bella e buona questa. Ecco, questa non è che gli manchi cultura, ex femminista. Scrive quello che gli hanno ordinato di scrivere, punto. Però, basta. Come vedi, non aver capito qual è il problema, l'origine del male, della perversione, della cattiveria, della ferocia, della violenza che è il monoteismo, alla fine ha fatto una campagna femminista, però dopo è tornata all'ovile. Sì, ma guarda che io mi ricordo il femminismo degli anni 70, perché io l'ho fatto tutto quanto. In realtà c'è una buona percentuale anche di stesse femministe che non sapevano neanche che cos'era il femminismo. Perché non è che voglio io insegnargli che cosa fosse il femminismo, ma il problema è che non avevo nemmeno la coscienza della relazione fra sé e ciò che impediva l'esprimersi di se stessi nella società in cui vivevamo. Ti dico, io ho assistito a molte riunioni, ho visto molte cose, ho visto molte trasformazioni, però c'erano già i germi di qualcuna che tornava, ma tornava perché in fondo la società che lei criticava gli forniva dei mezzi migliori con cui affrontare la propria vita, insomma. Tutto là, d'altronde c'è sempre qualcuno che dice signor sì perché mi va bene così. E d'altronde chi ha il potere economico compra le persone, perché siamo a questi livelli, comprare le persone. Sì, ecco, se tu poi pensi qual è la prospettiva che vogliono creare per la società, per il paese, per il nostro ambiente, e sempre in questa polemica sul discorso del femminismo e della donna, e il giornale ricorda, qua, quella sera, le parole dette dai cattolici, in Maria si realizza la bellezza femminile, vergine, sposa e madre. Questa è nella figa della Madonna si realizza il femminile. Oh. Cioè, usare il termine vergine, sposa e madre, no? La figa, che praticamente è il simbolo della verginità, assume il connotato della persona. Cioè, la persona è la propria vagina. È come dire che l'uomo è il proprio pene. Cioè, siamo una vera e propria aberrazione, perché quando tu al termine vergine madre togli via l'anflato emotivo, resta la sostanza, resta la rappresentazione. Cioè, dopodiché dire che i cattolici ce l'hanno qui, cioè, effettivamente è così, ma il problema vero non è che ce l'hanno qui perché hanno il piacere di, ma ce l'hanno qui perché vogliono costruire fobie sessuali, vogliono costruire morte. Cioè, la psicanalisi in questi 100 anni ha già dimostrato che cosa significa l'educazione cattolica e i simbolismi religiosi. Un'altra cosa, come pagano politeista sono anche più arrabbiato degli altri, perché vi ricordo che questo personaggio ha derubato le immagini delle antiche divinità, tipo Iside, tipo Venere, tipo Atena, tipo Giunone, cioè derubate, e venivano i cristiani, distribuivano medaglioni con Ecate da una parte e la Madonna dall'altra. Per cui è doppiamente offensivo per un pagano politeista questo. Per cui vuol dire negare l'uomo, negare la personalità della donna, negare ciò che è la vita e offendere le divinità antiche. Per cui è doppiamente offensiva la faccenda. Sì, no, ma infatti io direi appunto che questa dichiarazione è anche indicativa di come si concepisce le persone, cioè in Maria si realizza la bellezza femminile, vergine, sposa e madre. Cioè, queste sono le prospettive, e da donde sono connotazioni chiaramente puramente funzionali, perché cosa può essere interessante del fatto di una persona se sia vergine o non vergine? Cioè, dove è il metro di misura? È il controllo della propria sessualità, delle proprie emozioni, è il controllo della psiche di una persona, che è la cosa più aberrante. Cioè, amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, che detto così sembra una cosa aulica, in realtà è una delle peggiori infamie che la psicanalisi ha dovuto affrontare in 100 anni, cioè l'autodistruzione dell'individuo rispetto a un oggetto esterno. Sì. Anche perché, siccome le notizie scientifiche ogni tanto arrivano ad hoc,
Beh, questo è del Gazzettino del 7 dicembre. È troppo vecchia? No. 7 dicembre 2005. Innamorarsi è come una droga. Molti innamorati lo sospettavano da tempo, ma ora sembra provato. L'amore, con la maiuscola, è come una droga. Oltre ai classici segnali, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto ciò che è un flatto emotivo e che ha delle valenze di sessualità porta a delle variazioni cerebrali, a delle modificazioni del reticolato sinaptico tali da toccare il profondo delle persone. Ma toccano il profondo delle persone sia se i rapporti sessuali hanno espressione, cioè vengono manifestati, vengono coinvolti in relazioni positive col mondo, ma hanno anche effetti profondi quando le tensioni, le pulsioni sessuali vengono impedite. E l'apparato cerebrale che viene coinvolto produce pulsione di vita o pulsione di morte esattamente come assunzione di droghe, cioè risponde esattamente con lo stesso meccanismo della droga. Per cui fate voi quanto orrore c'è nell'amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, è costruzione di pulsione di morte. Francesco, sono cattivo, sì. Vero? No, beh, d'altronde sai che... Però la vita non ti dà mediazioni, o vivi o muori. Sì, infatti quando appunto ho letto c'è quella definizione, ho detto, cioè, è telegrafica, ma in realtà prospetta tutta una serie di visioni del mondo, di concezione delle persone, dell'individuo, delle comunità, che è terrificante, perché noi ci siamo fermati alla prima dichiarazione che è vergine, la seconda che è sposa, cioè nel senso che si va a dire che non esiste un legame, ma adesso sposa perché intendono lo sposalizio celebrato da loro, cioè che non esiste la scelta della persona di stare assieme o di vivere assieme, ma si deve essere sposa, che deve essere sposata nei termini canonici della Chiesa Cattolica, che sono loro che devono sancire l'unione di queste cose, e che è madre. E d'altronde qua abbiamo tutta una connotazione a base sessuale che è una roba incredibile. Perché una donna deve essere necessariamente sposa, potrebbe essere scegliere di essere libera, di vivere indipendente, che legame ha con lo sposalizio o col fatto che sia maritata? Nessuna importanza, eppure lo danno fondamentale. E poi se esiste il matrimonio, il fatto che sia madre, cioè che vada a generare figli, in quanto la sessualità è finalizzata a generare solo figli, cioè la concezione delle pecore, cioè le pecore io le nutro, le tengo assieme, le proteggo, sono il buon pastore, devono moltiplicarsi, devono darmi carne, però appunto sono io che le domino. E logicamente abbiamo gente che di fronte a queste parole dette da un arcivescovo di Bologna e dette dalla Chiesa Cattolica, sono sempre persone pronte a correre. D'altronde, donna degradata, ma scusa, donna degradata, cioè le donne possono fare delle scelte. Già dire che una scelta è degradante significa già dare una connotazione morale. Chi è che ha la ricetta per dire che uno è degradato o non è degradato? Il detentore della verità? Ma il relativismo, cioè solo un verme fa un'affermazione del genere. Le scelte delle persone sono le loro scelte, qualche volta non le condividiamo, qualche volta sì, non ci piacciono, qualche volta ci piacciono di più o sono più assonanti alle nostre, ma non possiamo dire che quella è degradante, non è accettabile dal punto di vista della società civile, anche perché vi ricordo che anche parlando in termini generali di prostituzione, in realtà la prostituzione in Italia non esiste, perché non è lo so che esiste un'attività, ma no, la prostituta in Italia non esiste, perché ogni donna nel proprio corpo fa esattamente quello che vuole, per cui nessuno ha il diritto di chiamare quella donna prostituta. Nessuno ha il diritto, è semplicemente un'offesa gratuita. Certo, sappiamo che ci sono delle attività, sappiamo che ci sono dei traffici, sappiamo che ci sono dei traffici illeciti che vanno perseguiti, che vanno fatti, no? Questo è indubbio, però la connotazione morale che gli si pone, vi ricordo che in Italia non esiste, cioè non è accettabile. Sì, sì, sai, c'è un discorso... C'è una cosa, un parlare comune, ma sì, dal punto di vista... Sì, beh, d'altronde sai, lo scandalo che loro hanno con la prostituzione è proprio perché esiste una sessualità che non rientra nel loro canone, nei loro desideri e non ha la finalizzazione che loro vogliono, perché d'altronde appunto dire vergine, sposa, madre, cioè perdere la virginità perché si è sposata e si sposa per avere figli, è una conseguenza ben chiara di come si concepisce la sessualità, cioè come un qualcosa, come un obbligo, come un dovere, un qualcosa che deve essere finalizzato. D'altronde
le turbe sulla sessualità sono presenti. Siamo partiti ricordando appunto del discorso del pericolo che si torna in controllo del corpo, e basta ricordare che appunto con la riforma si dice alle donne si impose di sussurrare i fatti e i misfatti della loro vita nell'alcova, cioè come se fosse un misfatto, e proprio perché si cercava di controllare i corpi. Ma pensare appunto che nella sessualità ci fosse un fatto e un misfatto implica sempre che c'è il giudizio che viene dato da loro. Questo giudizio viene dato proprio perché si deve sempre rendere traumatica e difficile la vita delle persone, e questo proprio è una caratteristica presente in ogni monoteismo, proprio quello che le persone devono sempre essere considerate sottomesse a un giudizio, pronte a essere giudicate, e che devono accettare questo, e soprattutto quello del vivere come bestiame, del vivere come la pecora del gregge, ed è questo proprio il desiderio di ogni monoteismo, ed è questo che stanno facendo, cioè nel senso che purtroppo i politici non sono certo presenti, non sono certo attenti e non stanno appunto facendo niente, perché se voi pensate alla stessa fatta delle dichiarazioni sull'aborto, l'aborto è la pillola del giorno dopo per il signor Ratzinger, per Benedetto XVI come lo chiamano loro, è male intrinseco, cioè non è un errore, non è una certa via, è un male intrinseco, cioè un male che non può essere in nessun modo accettato, è intrinsecamente negativo. Questo cosa significa? Significa chiaramente che sulle cose non si può discutere, perché uno potrebbe dire esiste la forma di educazione sessuale, di controllo della demografia? No, è male intrinseco, di conseguenza non può essere affrontato. E in effetti se loro parlassero solo per i cattolici è una cosa, ma loro la impongono anche alla società civile e rendono difficile alla società civile riuscire a fornirsi di quegli strumenti per costruire il proprio benessere. Per cui non è che loro stanno parlando solo per i cattolici, Francesco, sì. Loro stanno parlando per bloccare il divenire della società civile, e questo è il male, la distruzione dell'uomo. Sì, e questa appunto è la tendenza sempre più presente. Che dici? Andiamo via alle telefonate. Ecco, come al solito Francesco Generoso, che lui vuole discutere, no, con i radioascoltatori, vero? Tu non vuoi far partire le telefonate? No. Prelati ed ex fascisti alleati in Sicilia. La storia di Salvatore Giuliano. Una delle pagine più inquietanti di quella storia riguarda la disponibilità delle gerarchie ecclesiastiche in Vaticano e negli arcivescovadi di Siculi al coinvolgimento in trame che avevano a che fare con la guerra sporca. Questo dice la Repubblica del 2 dicembre 2005, però vi ricordo che si chiama terrorismo col linguaggio di oggi. 049 700 700 049 700 838. Sì, per chi vuole intervenire. Vai, Francesco. Ecco, io voglio ricordare appunto anche una recente dichiarazione di Sergio Romano, che scrive sul Corriere della Sera e che parla dei preti pedofili e dei comportamenti, pronto, della Chiesa Cattolica. Ciao Ivano. Ciao Francesco. Ciao. Sei sempre il primo. Sei sempre. E nessuno ti batterà mai. Sono il primo. Dimmi a tutti Ivano. Buon giustizio. Anche a te, sai. E buona Iule. Dunque, è arrivato per Francesco Walter Otto. È arrivato Walter Otto per te. È Socrate l'uomo greco. Ho appena telefonato, è arrivato. Ho visto stamattina, sono passato di là. Benissimo. Però per sicurezza ho telefonato e ho detto che è arrivato. Perfetto. Ecco, questa è una notizia. Poi dunque è arrivato ordinato anche un altro Eric Neumann, psicologia del profondo e nuova etica. Mamma mia. Della Moretti e Vitali. Dopo Paolo Ferliga, il segno del padre nel destino dei figli e della comunità. In copertina c'è sempre della Moretti e Vitali. In copertina c'è il dio Pepi del primo secolo, Pepi primo, il faraone Pepi primo, faraone, sì. Sesta dinastia intorno al 2240 avanti Cristo. Dunque parla del padre e il figlio, praticamente Abramo, Isacco, il padre è sempre sulla psicanalisi, che questo. Beh, da come sai. Il fatto che ci sia l'esempio di Abramo e di Isacco è un esempio tragico per la psicologia occidentale. Esatto. Cioè proprio dal punto di vista proprio di quello che simbolico. Padre,
parla sull'archetipo Senex Puer, parla la, penso che sia interessante, penso che sia interessante. Comunque dopo bisogna leggerlo. Io non ho più molti soldi per i libri, sai. Ah, e dunque questo, dunque 16. Sì, no, ma infatti sarebbe raffrontato dal punto di vista simbolico quello che ha comportato proprio per l'Occidente il fatto di avere questo esempio di padre di Abramo, perché è veramente terrificante proprio perché implica una mancanza di responsabilità dei padri verso i figli. Il dogma della Trinità, la questione del metodo. Il valore simbolico degli archetipi. Vabbè, altronde anche Claudio è convinto del valore simbolico degli archetipi. Come no? il lato oscuro dell'archetipo del padre, e poi c'è di Friedrich Nietzsche, c'è un aforisma. Mm. Dopo c'è Lucifero, il rapporto interno tra bene e male. Secondo me dopo non... Beh, la Bonatti in Italia è una casa editrice che nel panorama italiano è unica. C'è un'altra, due di Moretti, tre di Moretti Vitali, che sempre che parla sempre su questa tematica. Carcareni, Ha fatto anche i due libri di Ginette Parisi, che uno appunto è, esatto, sì. La Grazia Pagana e la Rinascita di di Afrodite, che sono testi veramente interessanti. Non so se li hai letti. Sì, no, non ancora leggere, ancora. Cioè, gli scatoloni. Lui dice: non si sa mai, mi scappano i libri, prima li prendo, poi un giorno li leggerò. Dopo c'è Tra destino e vocazione, dialogo con l'archetipo del padre, ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Wolfgang Goethe, archetipo del sé e il processo di individuazione. Ecco, qui ci sono un po' di indici, insomma. Se non sono interessanti, insomma. Sì, per me penso che siano interessanti. L'ho preso su un listino qua che mettono fuori nel tavolino qua. Sì, ero presente, sì. Dunque dopo c'è qua Cattolici in campo per la vita. Nasce il partito di Dio, l'hai letto? No, questo non ancora. Nasce il partito di Dio, qua pagina 29. Oggi, di oggi. Repubblica. Dunque, non l'ho vista. 4 milioni di bimbi mai nati. Sì, spaventosi. Sì, e quelli prima che ci fosse la legge sull'aborto, dove c'erano le mannaie, si sono dimenticati. In realtà la legge sull'aborto ha fatto diminuire gli aborti. Punibile chi fa tatuaggi ai minori. Beh, questo è anche giusto. La roba divertente è quella della porno tax. Dopo questa qua è bella. Ho trovato in Guatemala la Cappella Sistina di Maria. Ah, sì. Hanno trovato la pittura vecchia del 100 avanti Cristo. Esatto. Come si conoscesse solo la pittura moderna, poi trovi un Michelangelo. Esatto, certo. Sì. Poi non avevo fatto in tempo l'altra volta perché era di sabato, hanno trovato in Messico il giallo delle impronte, hanno oltre 1 milione di anni. Sì, io però sono un pochino scettico su sta roba, aspetteria un pochetto, perché esiste già un precedente, no? Sì, c'è già troppo un distacco, esatto, ma c'è un precedente di un'impronta di dinosauro che aveva al suo interno un'impronta umana. Ah, ho capito. E questa impronta viene sempre tirata fuori ogni 7-8 anni dai non evoluzionisti per dimostrare che le cose sono uguali, ma in realtà gli archeologi hanno studiato, no, come si è formata quell'impronta all'interno dell'impronta del dinosauro, e hanno dimostrato che è fattibile. È casuale, ci vuole tante situazioni, però è fattibile, capito? Per cui io ci starei un pochino attento, aspetterei un po', ecco. Sarebbe troppo rivoluzionario rispetto a quello che è stato studiato fino adesso, capisci? Va bene modificare le cose, ma neanche, quando è troppo, ecco.
dopo con il lotto doni un euro fondi per il bambino Gesù. Ecco, queste sono le notizie. C'è un'altra, ma è piccola, ma non adesso qua. Non voglio far perdere tempo a altri situatori. Niente. C'è Caffarra che avete citato prima. Sì, l'abbiamo citato. È femminismo. No, ma sta diventando proprio il nostro attento suggeritore. Sì, Casini bacia l'anello di Ratzinger. Sì, Ruini un'offensiva per riconquistare l'Italia. Andiamo bene, eh. Il colore della sera, venerdì 9 dicembre. Andiamo bene. Sì, no, ecco qua. Va bene, vi lascio andare. Ciao Ivano, coraggio, dai. Ciao. Cercheremo di tenere le posizioni, dai, almeno finché la Costituzione non diventerà una cosa fattiva. Io ho appeso la Iule, là fuori. 21, 22, 23 dicembre. Bravo. Soli Virtus, festa di Ecate e Dagda. Bene. Ecco, chi vuole venire vede e vede. Se non vuole vedere si chiude gli occhi. Coraggio, dai, resisteremo e terremo le posizioni finché la Costituzione italiana non diventerà qualcosa di serio. Appunto, bravo. Ok, ciao, okay, ciao. Ci sentiamo. Ciao. Ma in effetti è vero, cioè esistono dei momenti nella storia in cui c'è un'onda che arriva, no? Molto possente. L'unica cosa che puoi fare è tenere la posizione finché ci riesci. Pronto? Oh, meno male. Oh, buonasera. Buonasera. Sono un vecchio amico di Ama 5 comunque. Io volevo leggervi, si sente per cortesia? Sì, si sente. Ecco, benissimo. Io volevo leggere quello che ho preso da praticamente dal, come si dice, dal Vangelo di Matteo, sì. Ecco qua. Dunque, chi ama suo padre, sua madre più di me, non è degno di me. Matteo 10:37. Sì. Se qualcuno venisse a me e non odia suo padre, sua madre, sua sorella, sua moglie, i suoi figli, i fratelli e sorelle, non può essere mio discepolo. Luca 14:26. Sì. Ecco, dopo per cortesia, dopo vado via perché penso di portare via tempo. Comunque, secondo il mio modo di vedere, che ho già letto anche questo, che le religioni non sono altro che la nevrosi ossessiva dell'umanità. Sì, vabbè, ma visto che telefoni a noi, parli almeno di religioni monoteiste, se no mi fai arrabbiare. Perché? Perché io sono pagano politeista e faccio religione attraverso questa radio. Sì, ma comunque io dico la mia dopo eventualmente. Sì, vabbè. Questo è fatto, no? O devo dire. No, puoi dire quello che vuoi, ma... certo, certamente. Sì, no, solo il discorso, praticamente, è una ossessività dell'umanità come soddisfacimento allucinatorio e i bisogni infantili che l'uomo e la civiltà hanno organizzato e una serie di regole consolatorie. Va bene, sono tue affermazioni, cioè se tu ci credi in questo è la tua religione, per cui va bene. No, io non credo su nessuna forma religiosa. Va bene. Questa. Assolutamente. No. Quello che tu mi hai appena affermato mi sembra un credo più che una. No, questo qua non è un credo, mi penso che sia Carlo Marx che ha Cristo questo. Sì, ma ti ricordo che Carlo Marx disse anche che il più grande santo laico è un tale Prometeo. Ah, va bene. Sì, ma dopo sono questioni di punti di vista. Ah, ecco. Cioè, volevo fare anche un discorso attraverso queste pecorelle famose che tutti quanti, questi grandi amatori di bambini, praticamente, che loro vivono, e nessuno può dirmi di no, vivono quei figli degli altri, li adoperano come vogliono, li abusano di loro su tutte le forme più brutte che siano. E la gente va ancora dietro, quindi secondo il mio punto di vista, naturalmente, siamo ancora nel Medioevo, semplicemente questo. Vi ringrazio. Ciao, grazie a te. Ciao. E abbiamo effettivamente delle difficoltà nella società civile, e sono difficoltà piuttosto grosse.
Sì, no, la citazione che ha fatto il nostro amico è una citazione significativa, cioè dimostra proprio l'ossessione dell'obbedienza, il fatto del misurare, del quantificare e il dubbio di non amare abbastanza e che qualcuno ti dica che devi amare. Cioè, questo proprio rientra proprio nella volontà di deformare la psiche delle persone, perché una persona non deve porsi la misurazione o la quantificazione o la valutazione di quello che fa, non deve vivere i dubbi atroci, faccio o non faccio o faccio abbastanza, deve fare le cose che sente. E soltanto introdurre un principio che non si fa mai abbastanza soltanto per rendere limitare l'esistenza delle persone. E infatti l'esempio è veramente gravissimo. Dimmi, Lana. Sì, niente, mi sono integrato l'articolo e ti imparerami. Dunque, il caso, sempre su Repubblica di oggi, voti su religione, proteste delle comunità ebraiche, pagelle, non cattolici a rischio discriminazione. Preti gay, siamo abbandonati dalla Chiesa, dunque una lettera da... Sì, è una, questo è un nuovo fronte che si sta aprendo in maniera abbastanza pesante, non ne ho parlato poco comunque, sì. Ne vedremo in futuro insomma gli effetti. Ecco, sono io, due notizie, non sapevo se telefono, comunque... Va bene, certo. Okay. Ok, ciao, ci vediamo, ciao, ciao. No, l'ultima notizia che ha dato Ivano, i preti gay che si sentono discriminati, in realtà è un altro fronte che si sta aprendo all'interno della Chiesa, perché l'impressione mia, però non so, Francesco dopo vi dirà, è che la Chiesa Cattolica stia scaricando le responsabilità della pratica pedofila e pederasta della Chiesa su quella parte di preti che hanno tendenze omosessuali. In realtà non è così. La pratica della pedofilia, della pederastia, è una pratica dottrinale, non è di derivazione se uno è gay o non è gay. C'è una forte repressione sessuale e una forte propensione al possesso delle persone alla base della pratica pederastica, ma non c'è l'omosessualità delle persone. Io ho visto un prete, quando io ero militare, che avrà avuto 30 anni, che era innamorato pazzo di un maggiore dell'esercito, e ogni volta che vedeva il maggiore arrossiva. Ma secondo me è una cosa più da vedere con dolcezza che non da condannare, mentre invece chi abusa di bambini, o dei bambini o dei minori o di persone loro affidate, quello sì va condannato con decisione. Io mi ricordo questa scena, cioè effettivamente ogni volta che passava sto maggiore sta arrossiva e innamorato, probabilmente non si saranno mai neanche visti. Come li chiamavano l'armata Sagappa, vi chiamavano? No, comunque io, per cui non è neanche da colpevolizzare questa persona, capisci? Ma è chi fa del male agli indifesi che va veramente condannato. Per questo l'atto che ha fatto Ratzinger di attaccare i preti gay in realtà è un atto strumentale per spostare quello che è la colpevolizzazione. Sì, ma dato un Francesco, non prendiamo più telefonate, esatto, concludiamo, sì. Perché sì, beh, sull'argomento è intervenuto anche Sergio Romano, che ha detto: la Chiesa sa che tra omosessualità e pedofilia corre una notevole differenza, ma pensa che gli omosessuali possono più facilmente cadere in tentazione. E questo è sempre il problema della tentazione, che è una cosa terrificante per la Chiesa Cattolica, che si ricollega anche al fatto delle due citazioni bibliche che l'ascoltatore ha fatto. Il fatto che qualcuno misuri, stabilisca qual è il metro, la quantità, la qualità e la sostanza del proprio amore, e che uno non senta in se stesso che il suo amore è giusto, che è corretto, che è adeguato, ma che qualcuno gli dica non hai fatto abbastanza. Ed è sempre il discorso dell'incapacità di creare paura, insofferenza e inadeguatezza che il cristianesimo ha presente in tutto, e soprattutto nella figura criminale di Gesù Cristo, ricordiamolo. Dopodiché ognuno può vedere le cose come vuole, però noi pensiamo che questa società civile ha il diritto di essere libera nelle sue scelte e ha il diritto che le leggi che vengono stabilite, che garantiscono dei diritti alle persone, devono essere applicate con la stessa forza delle leggi che stabiliscono i doveri delle persone. Cosa volete fare? Noi crediamo ancora che il diritto romano sia un diritto divino, cioè la rappresentazione della concezione del divino portato nella società civile. Noi sappiamo che non tutte le leggi a Roma ci andavano bene, ma le società sono diverse, le società cambiano.
Bene. Beh, non erano i 10 comandamenti, però. E non erano i 10 comandamenti. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento alle ore 19, finirò le correnti vegetative a proposito del crogiolo dello stregone e dopo ci risentiremo.